Sarà stato ancora notte quando la macchina della polizia ha lasciato Grenoble. Il paese è a 23 chilometri. Hanno chiamato anche un'ambulanza che penso sarà già sul posto, perché viene su da Chambéry. Mi chiamo Odile Jouve. E se pensate che sia una tennista, siete completamente in errore. Dipende dalla macchina da presa che inquadra solo il mio viso, ma se si allontana, comprenderete immediatamente la situazione. Via! Indietro! Vedete? Andiamo a sederci là. O meglio qui. Sono la gestrice di questo circolo di tennis dove la gente di Grenoble viene a distendersi. E non solo i grenoblesi. Qui tutti si conoscono. E io conosco tutti. Questa storia è cominciata tempo fa. Potrei dire che è cominciata da 10 anni. E invece no. È cominciata 6 mesi fa. Può accadere che una casa sia il personaggio principale di una storia. Ma questa volta si tratta di 2 case, separate da una strada di paese. La prima casa è abitata da Bernard Coudray, 32 anni, sua moglie Arlette, 28 anni, e dal loro figlioletto Thomas. Li vediamo qui posare per una fotografia ideale che non è mai stata scattata. Sulla seconda casa, per il momento, non c'è molto da dire. Come potete vedere dal cartello affisso sulla porta, la casa era disabitata quando tutto è cominciato. Buongiorno, come va? Ciao piccolo. Ciao. Come stai? Ah, buongiorno. Buongiorno. Vuole una mano? No, grazie. È lei che ha affittato la casa? No, no, io sono dell'agenzia Dauphinoise di Grenoble. Ah, sì. Il signor Bouchard è il nuovo inquilino. Philippe Bouchard. Bernard Coudray, piacere. Piacere. Devo fare una telefonata. No, no, il telefono c'è, ma la linea gliela daranno solo la settimana prossima. Sono desolato. Capisco, però necessito. Senta, venga da me. No, non voglio disturbare. Ah, ma si figuri, venga. Bene, grazie. Io l'aspetto, eh. Papà, chi è questo signore? Quando si fa un trasloco manca sempre qualcosa. Comunque, approfitti pure, eh. Papà! Ecco. Ora che si accomodi, prego. Perché grazie. Non continuiamo il gioco di prima? Che stai facendo? Ecco, questa è la mia casa. Molto gentile, signora. Grazie. E lui il nostro vicino di casa? Sì, sì. Shh. Verranno ad abitarci tra qualche giorno. Con la moglie? Beh, questo proprio non lo so. Non so mica se è sposato. Ma sì che è sposato, porta la fede. Allora avremo dei nuovi vicini di casa. E va bene. Ah, a proposito. Adesso dobbiamo stare attenti, eh. Non possiamo più fare l'amore in giardino. Hai ragione, dovremmo farlo in silenzio. No, 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 non si può più in giardino. No, 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 no. No, no, no. Niente più amore in giardino, perché ogni volta che metto il sedere sull'erba mi raffreddo. Poi mi cola il naso. Davvero, no, no.